Open your eyes, and you will see how precious life is. Yet it can sometimes break you down, and a fresh heart is all you need to have. Are you looking for new adventures amid these challenging times? And Lake Como region is the breath of fresh air that will revive your spirit. Connect with the pristine nature and breathtaking vistas that have been inspiring people since the Romans first settled here in the first century before Christ. Enjoy Lake Como wonderful villas and villages with a ride boat you'll never forget. Lake Como region's essence combines a rich natural heritage with an astonishing cultural one. It is a land of 1,000-year-old traditions and know-how in crafts like woodworking, lace making, silk production, lake fish processing, and outdoor activities like water sports and hiking. Traditions here have been carried on for centuries with care and devotion by wise and skilled artisans and entrepreneurs. They are made up of little-known stories, voices that need to be heard, and that with their uniqueness contribute to making up our shared human condition. Voices which like a gust of fresh air caress us and lead us to the discovery of a hidden heritage. Let's meet Francesca and Mario, two wonderful mountain enthusiasts who will guide you along the most impressive hiking trails on the lookout for Lake Como's most breathtaking scenarios and hidden cultural gems. Ciao, sono Francesca Mai, sono un accompagnatore di media montagna della regione Lombardia, sono di Cernobbio, Como. E io sono Mario Calzoni, anch'io accompagnatore di media montagna di regione Lombardia e vivo ad Ongo. Abbiamo iniziato nel 2012 quando abbiamo ottenuto l'abilitazione di accompagnatore di media montagna, nella realtà poi nel 2013 con la creazione di un sito internet che abbiamo fatto assieme. La montagna, per quanto mi riguarda, rappresenta proprio una sorta di scuola di vita, un po' l'educazione, il filo conduttore di educazione che hanno anche dato i miei genitori e che quel bagaglio che mi porto ancora con me dalle attività più semplici a quelle anche più complesse. Valori quali può essere la semplicità, l'umiltà, ma anche la perseveranza, la resilienza. E sicuramente c'è il legame con il territorio, che è fortissimo, e quindi quando ho pensato, e poi anche con Mario, proprio perché abbiamo trovato un punto in comune, abbiamo pensato di fare questa attività, era proprio esattamente per questo motivo, per unire e collegare quello che è il nostro amore per il territorio e la bellezza della montagna. Per me la montagna è libertà e cerco di viverla il più tempo possibile. E prima di fare la guida facevo attività alpinistica, attività escursionistica per conto mio, questo mi dava una grande soddisfazione. Conoscendola appunto in profondità, soprattutto questo territorio, cerco di far vivere un po' le stesse sensazioni anche al turista che chiede i miei servizi. Del mio lavoro mi piace sicuramente il contatto con le persone che arrivano dai diversi paesi del mondo, mi piace il contatto con la natura, ovviamente la montagna che da passione è diventato un vero e proprio lavoro, e mi piace poi abbinare le due cose, far conoscere il territorio in cui sono nata e cresciuta. Sì, anche per conto mio mi piace assolutamente mostrare questa bellezza di territorio che abbiamo la fortuna di vivere e farlo conoscere in profondità e in più in dettaglio a chi è un turista qui per pochi giorni magari o anche per periodi più prolungati. Durante le nostre esperienze il turista cerca di stare, di vivere una giornata nella natura, quindi cerchiamo di ideare un'escursione in un territorio montano che abbia comunque che si assimili un po' alle caratteristiche a cui lui è abituato in termini di capacità fisica. Ideato questo itinerario, durante l'itinerario noi guide cerchiamo di trasmettergli quelli che sono i valori della vita quotidiana, magari della storia locale, della natura. Capita durante le escursioni di incontrare qualcuno che conosciamo
lo presentiamo al cliente, ci si presenta, c'è anche questo confronto che piace molto al cliente, perché magari troviamo qualcuno indaffarato nella fienagione, mi viene in mente questo è il periodo, e quindi si racconta anche come avviene la fienagione, in quale periodo dell'anno, e quindi si crea proprio un'immersione nel territorio che viene molto apprezzata e lo capiamo noi alla fine della giornata, quando ci si lascia quasi in amicizia da perfetti sconosciuti che eravamo 5-6 ore prima, si rimane quasi amici perché abbiamo davvero condiviso qualcosa di particolare, unico. Di unico, è vero, dal punto di vista sì del paesaggio che vediamo qua attorno, ma anche proprio della storia del territorio, che è infinita. Se pensiamo che contornano il lago 60-80 paesini, le vallate sono vissute tutte con dei piccoli nuclei, delle piccole frazioni che vivono magari soltanto d'estate. Trasmettere questo a una persona che arriva da un posto assolutamente lontano da qui, ma non solo fisicamente, ma lontano dal punto di vista culturale, è un'aggiunta, è un qualcosa in più che resta poi nel ricordo del turista. No, capita a volte che nelle mail che riceviamo ci chiedono di essere portati in posti spettacolari che sanno del lago e ci chiedono di andare a respirare dell'aria fresca, il che noi ci guardiamo in faccia un po' così, straniti, dice, da dove arriva uno che vuol cercare aria fresca? Eppure evidentemente c'è anche questo bisogno da parte di qualcuno. Quindi assolutamente le nostre escursioni sono proprio una boccata d'aria fresca, non solo perché siamo completamente nella natura, ma perché è proprio un'esperienza alternativa a quello che può essere il classico lago